Andrea Baldini tiene la bocca cucita. A parlare per lui ci pensa il suo avvocato, Giulio Bongiorno, lo storico legale di Giulio Andreotti nei processi degli anni 90. Il fiorentista azzurro, escluso dai giochi di Pechino per un test antidoping risultato positivo, test effettuato durante gli europei di scherma di Kiev, è stato interrogato a Roma presso la procura antidoping del CONI, presieduta da Ettore Torri. Baldo, come lo chiamano i compagni, all'uscita dal colloquio, durato poco meno di 2 ore, non ha concesso interviste, lasciando che fosse il suo difensore a prendere la parola. Noi stiamo chiedendo il profilo ormonale. Il profilo ormonale ci consente di verificare, visto che per ora c'è solo il diuretico, se il diuretico effettivamente serve a coprire qualcosa o no. Cioè, agli atti manca allo Stato la prova che quel diuretico copra qualcosa. Solo quando avremo i profili ormonali che abbiamo chiesto oggi e che stiamo chiedendo a Praga, possiamo andare avanti. Insomma, la linea adottata da Baldini, dal suo difensore, sembra molto chiara. Se è vero che il controllo ha evidenziato tracce di furosemide, una sostanza di per sé non considerata doping, non è altresì provata l'assunzione di prodotti realmente in grado di alterare le prestazioni sportive della 22enne livornese. Classificato come S5, il furosemide è un diuretico comunque proibito e la sua presenza nell'urina è punita con sanzioni e con la sospensione di 2 anni. In termine tecnico si parla di masking agent, ovvero un qualcosa in grado di nascondere una sostanza dopante durante un'analisi, inclusi ormoni anabolici. Se Baldini davvero, come ha più volte ribadito, non ha mai fatto uso di composti vietati, questa linea difensiva potrebbe ridargli la credibilità al momento seriamente compromessa. La cosa che invece nessuno potrà più ridargli è la possibilità di vincere una medaglia, magari proprio quella d'oro, all'Olimpiade di Pechino.